Certe storie non si rassegnano all'oblio. Emergono ostinate tra vecchie carte e racconti. Volti un tempo cari a tanti, sepolti sotto la patina degli anni. Forme e colori ormai disfatti. Ma gli occhi no, risparmiati chissà per quale destino a guardarci ancora. La storia di Norma è la storia di una ragazza di 23 anni che aveva un grande coraggio, essenzialmente una ragazza estremamente coraggiosa e un grande amore per il prossimo, evidentemente. Lei collaborò con i partigiani, fece gesti eclatanti, senza paura, senza ritrarsi mai e poi alla fine pagò con la vita i suoi atti di coraggio. Norma Parenti nasce nel 1921 a Monte Rotondo Marittimo, a pochi chilometri da Massa Marittima, dove si trasferisce bambina insieme ai genitori a due fratelli e una sorella. Ragazzina forte e socievole. La chiamano la capobanda del piazzalino, dal nome del piccolo spazio vicino alla trattoria che la madre Roma e il padre Esteban gestiscono a due passi dalla piazza del Duomo. Massa Marittima in quel periodo, siamo negli anni 20 e 30, è il principale centro economico e amministrativo dell'Alta Marimma, nel cuore della Toscana. Tra adunate di piazza e riti collettivi, il regime fascista impone l'ubbidienza ai ragazzi, quegli stessi ragazzi che di lì a qualche anno troveranno invece la forza di ribellarsi. Norma era del 1921 e io invece ero del 1924, ero più giovane di lei, no? Lei era una ragazza a quei tempi, insomma. Poi dopo ci aveva fidanzato, diventò marito e poi poverina l'ammazzarono. È qui che Norma cresce e diventa la più bella ragazza del paese, inseparabile dalle amiche con cui condivide la grande passione per i vestiti. Ragazze semplici, figlie della provincia italiana di quei tempi lontani, che inventano abiti con le poche stoffe che riescono a trovare. E lei, più grande di qualche anno, al centro di quella piccola cerchia, sicura di sé, a chiacchierare, a sorridere, a immaginarsi la vita. Me l'ha regalata la mia mamma. Lei insegnava il taglio e io andavo a scuola di sarta. Allora lei mi disse, dice, dato che io insegno il taglio, vuoi venire da me e ti insegno a tagliare, capito? E allora c'è andare a lavorare da lei. Norma aveva adattato al laboratorio una stanzetta sopra la trattoria, facendone il suo regno privato. Tra quelle quattro mura l'amicizia con Esperia si trasformò presto in un legame destinato a superare il tempo. Siamo state proprio amiche, perché io poi pendevo da lei, francamente, perché c'ero stata insieme parecchio, e si lavorava parecchio, capito? I pochi che ancora ricordano quella bottega di sartine la descrivono come un luogo prezioso, dove le due ragazze creavano con il pensiero alle grandi modiste dell'epoca. Era una ragazza bella, e difatti incontrava ancora, però religiosa, però tutte le cose giuste. Noi, per amor di Dio, ci eravamo tutte innamorate.
Ma la fantasia di Norma non aveva confini. Ogni Natale, nella camera da letto, regalava a suo nipote un soffitto pieno di stelle. Conosceva tutti, diamo perché se al pubblico come era lei, però erano tutti gentili con tutti, con una risata. Ti faccia sentire bene, insomma, capito? E io l'ho pianta tanto perché veramente c'era mia, insomma, capito? Norma era una donna fuori dal suo tempo, lontana dal cliché della ragazza di paese, curiosa, affascinante, si interessava persino di fotografia. Con una piccola macchina che i genitori le avevano regalato, ritraeva le amiche negli angoli più belli del paese antico. Con i suoi slanci, Norma anticipava un'Italia diversa, ancor prima degli eventi che la consegneranno alla storia, che presto avrebbe fatto irruzione nella sua vita. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Dopo i lunghi mesi della non belligeranza, in cui oscilla tra prudenza e sogni di facili vittorie, Mussolini porta l'Italia in guerra. Ascoltate! L'annuncio in quel pomeriggio di giugno raggiunge per radio milioni di famiglie, smarrite come quella di Norma. Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. Decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Per il momento, e per qualche tempo ancora, la guerra rimane lontana, lasciando quasi immutata la vita di Massa Marittima. Ed è proprio a Massa che Norma, la ragazza ribelle che veste con i pantaloni, conosce Mario Pratelli, un giovane di origini pisane, arrivato in città per lavorare nelle tante miniere della zona. Suona il violino, Mario, e forse anche per questo colpisce Norma. Thank you.
Della loro luna di miele in Versilia restano poche bellissime fotografie, ritrovate per caso, sulle quali Norma ha annotato i suoi pensieri firmandosi Norma Mario, come se fossero una persona sola. Sono le foto di una coppia del tempo di guerra, stretti l'uno all'altra in abiti eleganti, le scarpe col tacco, il cappellino, la giacca scura di lui, i sogni e le speranze per il futuro. Mentre intorno la situazione precipita. Il 25 luglio del 43. Il regime, inamovibile ed eterno, crolla in un attimo. Il 8 settembre. Badoglio si arrende agli alleati. Sembra la fine, ma è solo l'inizio. Hitler ordina l'occupazione dell'Italia per contrastare gli anglo-americani che risalgono la penisola da sud. Si preparano i 20 terribili mesi della resistenza. All'indomani dell'8 settembre a Massa Marittima si organizza spontaneamente una delle prime formazioni partigiane d'Italia, destinata poi a crescere e strutturarsi su varie bande che operano sul territorio fino alla liberazione. Poco più che adolescenti di paese, studenti, militari sbandati, interi gruppi di amici che in una notte di settembre decidono di darsi alla macchia. Molti non hanno visto un'arma prima di allora, ma riescono a trovarne nei nascondigli delle unità del Regio Esercito in disfacimento. C'era un cimitero, c'era una tana profonda, e io mi ricordo ci entrammo qui dentro e si fece il passamano, c'era, e io sorti fuori con una miciata di bombe a mano. E poi sono andato al cimitero con queste armi in spalla, così a spalla, stanno a ripiegare al Poggione. E si formò la banda lì, al Poggione. Per i ragazzi alla macchia è essenziale disporre di una rete di contatti. Sin dai primi mesi della guerra partigiana, Norma si mette a disposizione come staffetta. Lei già sapeva cosa faceva, perché sapeva tutti che cosa faceva, tanto è vero. A volte gli si facevano, Norma, ma pensaci a queste cose, ma poverini, ma lo sai come stanno lassù? Andava alla macchia, no? A portare la roba. Perché c'erano i ragazzi alla macchia a quei tempi, ce n'erano dei ragazzi alla macchia.
Nell'archivio storico di Massa Marittima sono custodite le carte che documentano quel periodo e l'attività di Norma. Il documento riporta l'attività di Norma nei confronti delle bande partigiane. Infatti qui si dice che Norma si sentì sempre in prima linea, in faccia al nemico, insomma, e si pose in collegamento con il gruppo dei partigiani di Capanne Vecchie e ad essi recò viveri e munizioni, smascherò traditori sulla pubblica via, sfidò l'ira traboccante del nemico ferito. Non si limita al semplice ruolo di staffetta, ma nasconde numerosi disertori nella cantina della trattoria, a pochi metri dal comando fascista. Con la scusa di un giro in bicicletta per le campagne, li accompagna regolarmente dalla banda partigiana Camicia Bianca. Sono queste le azioni che le varranno un giorno la medaglia d'oro al valor militare. Ma ogni volta alla fine, quando i suoi amici scompaiono di nuovo nel folto del bosco, lei rimane da sola, con la paura sottile che qualcuno l'abbia vista. Lei lo sapeva, andava incontro a qualche cosa, no? Perché lei non sentiva niente, lei sapeva da fare queste cose e le faceva. E lei si mise proprio in evidenza su queste cose qui. I fascisti la sistemarono. Profondamente coinvolta nella lotta partigiana, Norma rischia ogni giorno di essere scoperta. La trattoria di famiglia è frequentatissima da gente di ogni tipo, tra cui c'è sempre il rischio di trovare qualche informatore della polizia fascista. Lei la usa per la sua attività di portaordini, ma in quel periodo anche i muri avevano occhi e orecchie. Uno gli si diceva, guarda Norma, tante piano piano ti chiappano. Lei era continuamente in pericolo, poi al pubblico come era lei, capirà per forza, capitava la gente lì, ci capitava. E poi i fascisti, sai, erano come topi, da quelle parti entravano. Siamo ormai nella prima metà del 1944. Lo scontro tra nazifascisti e bande partigiane raggiunge l'apice della violenza. Norma si espone sempre di più. Nei boschi intorno Massa Marittima sono molti i monumenti eretti a ricordo di singoli episodi militari, ma ce n'è uno che, solitario, racconta di un episodio particolare. Via, 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 via! Guido Radi, 19 anni, nome di battaglia Boscaglia,
fu ammazzato in un'imboscata tra Massa Marittima e Montieri. Il corpo portato nella piazza e gettato a pubblico ammonimento ai piedi della scalinata del Duomo. Portarono questo ragazzo e poi lo portarono e lo misero in terra, no, lì in piazza, e non volevano che nessuno si avvicinasse, capito? E poi arrivò lei, lei sa, non dava retta a nessuno, se mi ricordo così, ma si inginocchiò così e gli mise qualche cosa addosso, insomma. E fu questo, e lei si è messa proprio nei guai, però non sentiva niente, bimba mia, lei era così. E quando c'era da fare una cosa di bene, lei lo faceva. Della fine dei territori della patria! Dietro. Noi non abbiamo paura! Veniamo qua! Aiutatemi! No. Aiutatemi! Indietro! Manca ormai poco più di un mese al passaggio del fronte e la città è sotto una soffocante cappa di paura. Norma è rimasta sola. Suo marito era stato costretto a cercare la fuga per uno scontro avuto con i fascisti. Circolare, non si poteva stare fermi a chiacchierare, in due o tre persone non si poteva stare fermi a chiacchierare, e questo girava, circolare, gli facevano a questo, circolare. Il marito di lei, dette uno schiaffo a questo milite, insomma, no? E fu la sua condanna, dice. Fu quella lì che fu la rovina sua di Norma, perché capirai, lì capirono tutto com'era, no? Lei. Lei rimase con i genitori e il figlio Alberto, di neanche 6 mesi. Erano le amiche di mia mamma che avevano conosciuto mia mamma, le donne del borgo, le donne del vicinato, insomma, che non è che mi raccontassero quello che era successo, però vedevo che avevano un piacere di starmi vicino, mi facevano sapendo mi mancava la mamma, mi facevano, erano tutte mamme praticamente. Tutto precipita. Non mi faranno niente, ho un figlio piccolo, diceva alle amiche che la pregavano di non correre altri rischi. Non mi toccheranno. Ma era solo l'ultima illusione. Neanche il suo bambino sarebbe riuscito a salvarla. Il cerchio si stringe. Norma viene pedinata, se ne accorge. Cerca scampo, ma ormai è troppo tardi. Le porte delle case sono chiuse. È notte. Norma cerca di sfuggire agli aguzzini, rifugiandosi dalla sua vecchia maestra di cucito. L'avevano scoperta, perché al bussare in casa a me
Dico, padre, com'è rimasto a quest'ora qua? Mi disse, ci sta zitta, c'è gente, dice, mi seguono, dice, io sono andata a portare da mangiare e mi sono venuti dietro, ora mi seguono, finito, io sono venuta qui, e dico, cioè, come faccio? Tieni, io usavo una giacca lì che la stiravo, dicevo, tieni, e fai conto tu sia venuta a ritirare il lavoro. Ecco, lei è andata, è uscita con questa giacca e è andata a casa. E loro ci sono andati dietro. Rauscom, fuori! Venite fuori! Raus, fuori! Fuori! Rauscom! Venite fuori! Rauscom! Fuori! Sparatela! 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 Rauscom! Nel frattempo, Esperia, l'amica di infanzia, ha trovato rifugio con la famiglia a poche decine di metri da casa di Norma, per attendere il passaggio del fronte e l'arrivo dei liberatori. Sono nascosti dentro un antico sotterraneo scavato nella roccia ai piedi del Duomo, adibito a cantina. Barricato il portone con delle botti, aspettano in silenzio lo scorrere delle ore e verso tarda sera le due amiche incrociano per l'ultima volta le loro vite. Come se l'immaginario cerchio di un'amicizia profonda dovesse chiudersi e trasformarsi nell'attimo eternamente sospeso tra due ragazze che si erano volute bene, legate ormai solo da un grido. La sera la portarono via, non si era nella cantina, e io dissi, lei chiamava mamma, mamma. E io dissi, oddio, questa voce è Norma. Quando lei chiama, capirà come si stava io e lei, si stava dalla mattina alla sera sempre insieme. Quando sentì mamma, poi sapevo cosa faceva, perché quello sapevo cosa faceva. E io dissi, è Norma. Da quella via si sentì la mamma e gridava Norma, Norma. Quanto mi fece piangere, quanto cosato lì, insomma, così è. Norma era così. Lei aiutava tutti, lo sai. Si sentono dei colpi di cannone in lontananza e sono le truppe alleate che stanno avanzando. In quel momento la madre riesce a salvarsi e Norma invece viene trasportata più lontano nel buio, fra percosse, fra ingiurie, fra viltà di ogni genere. Qui il racconto però si interrompe, nel senso che a questo punto non si riesce a ricostruire esattamente. E infatti a un certo punto il documento dice fu silenzio.
La vendetta contro Norma si consuma nell'ultima notte di guerra per Massa Marittima. Il giorno successivo, i carri armati americani fanno il loro ingresso in piazza. Le bande partigiane, che fino all'ultimo si erano scontrate con i tedeschi giù nella pianura, risalgono la collina ed entrano in città dopo 9 mesi di guerra. Il comandante in testa, le bandiere, i volti segnati dalla fame, i loro 20 anni. Tornano in un paese che non è più lo stesso. Siamo saliti su, si è saputo dalla popolazione che avevano ammazzato Norma Parenti, la giovane in quella maniera, quando faceva, perché facevano la gente lì, facevano forse con più di noi se la macchia. Il funerale di Norma, il paese in lacrime, Mario che porta la bara, furono insieme l'ultimo atto della guerra e il primo sussulto della nuova libertà. Norma non c'era più, ragazza ormai per sempre, ammazzata a 23 anni il terzo giorno di un'estate, di tanto tempo fa. Questo è un mensale che me l'ha regalato lei per il mio compleanno, perché lei era religiosa e io ero religioso uguale e ci si trovava dalle suore e mi ci ha scritto una dedica, bisogna mettere gli occhiali. Che il Signore ti benedica e questo mio dono ti sia gradito per Isperia per il tuo compleanno 1940. E per me è stato, l'ho tenuto sempre così. Capito? Questa Norma è stata questo per me, capito? E tante volte parlandoci ci si ripiange, perché lei era proprio così, capito?